Bevono solo quelli che... Wow! 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 Facciamo il test della mela. Seguimi, basta che seguimi, fai quello che faccio io. When you to do it, come si dice? Povero signor Lentini, lo stanno massacrando da tutte le parti. Strappa. Superiore. Buona? Molto buona. Ma cosa stai... sembra che stai mangiando non so cosa. Facci vedere come mastica. Povere persone. Cos'è che li sta mentendo? Cosa li sta raccontando lì? Cose private. Ok. Come è andata questa esperienza? Bellissimo, guarda. Guarda, se ci devo ritornare, sono occhi chiusi, guarda. Il telefonino lo sono montato. Ma stai consumando proprio, eh? Chi le fa? Io le lo vedo. Prima io così lo vado a fare così. Cosa ne pensi di questa avventura qua alla clinica SS dentale? Scusate. Cosa ne pensate? E la nostra bellissima contabile? Ma l'hai mai fatto? No? E allora? Stanno torturando un povero signor Pianti. Ed ecco che entra la seconda cavia. Il suo nome e cognome, Marco e basta. Si accomodi pure sulla poltrona. Buongiorno. Pronto? Adesso mi conviene bene, mi ha dato una adesso bocca. Le amputano un braccio, lo cucciano dall'altra parte. Mi fa così. O lei che sta imparando a usare la macchina fotografica. Ciao a tutti. Ho tanto sonno. Spero che mi passi fra poco. Se non sarà lunga la giornata di oggi. Poi? Dove vai adesso? Adesso? Sì. Da nessuna parte. Sì. Mi stanno incrociando gli occhi. Vabbè, manda un bacino. Ciao. Mani su. Come sta andando? Che cosa? Tutto quanto? In generale, sì. Siamo bene in generale. Ok. Le ragazze a posto? Le ragazze sono... Non la offendono? No, sono belle, sono gentili, basta così. Ok. Questi sono i mitici eroi che hanno sistemato la mia bocca perché io non sorridevo più. Quindi grazie a tutta questa clinica, grazie a partire dalle ragazze della logistica, a partire da tutto lo staff. Grazie a voi. Devo ringraziare veramente tutti perché siete riusciti finalmente a farmi tornare il mio sorriso. Grazie. Finalmente, sì. Sono persino commossa. Ecco, finalmente. Eh sì, perché Corrado ha detto che parlo troppo e devo più ascoltare che parlare. No, devi prima pensare. No, lui ha detto ascoltare, vedi che non ascolti tu. Ecco qua così, prima leggia così, poi... Puoi parlare. E ascolta. Quando io ti ho chiesto dove deve andare, tu cosa mi hai risposto? Buh. Tu hai detto buh, non lo so. E che con cosa devo ascoltare io per leggere il tuo... Devi capire di quello dove devo andare io. Certo. Se io devo andare a Yashi, vuol dire che devo andare a Yashi. Sì, sì. Ed eccoli che stanno andando via. Sì. Ciao. Ok. Ciao. Ciao, ascolta.
sempre, devo ascoltare. Dai, poi ci sentiamo per questo, sì? Discorso, eh? Sì. Oh. Ti mando qualche campionatura, qualche foto di campionatura, qualcosa, capito? Va bene, sì. Ciao. Ed eccoli qua di nuovo. Cosa è successo? Mi faccio vedere? Cosa? Che bei peli del naso. Buongiorno, ciao. Ed eccoci qui in logistica. Abbiamo portato un po' di cosette buone e invitato i pazienti, così ci stiamo un po' tutti insieme. A parte che è finito il lavoro, apriamo i vini intanto. Fai vedere i dentini. Ho paura di spaccare i denti in muoio. No, non li spacchi. Sempre con il bicchiere in mano. Io Eugenio. Grazie. Grazie. Di come è passata la giornata? Così. Così? Tutto il giorno a tatuarsi? Così. Gira in contrario. Bravo. Tieni fermo lì. Signor Bruno, che mangia? È buono almeno? Sì, è buono. Molto buono. Allora, praticamente abbiamo mischiato un po' di salumi che ci ha portato i pazienti. Anzi, il paziente. Aspetti che lo alzo. Ecco. Eccolo qua. E lui, Lelu. Lelu. Assumi. E basta. Abbiamo mischiato un po' di nostri, un po' di salumi italiani, le olive. Oh, c'è Vladuz che sta impazzendo qui. Com'è, signora? Squisito. Questo qui non l'avevo mai mangiato. Mi sono fatta spiegare che sono degli involtini, credo di Verza. Non è Verza. L'uva, la foglia dell'uva. La foglia di uva, è squisito. E questo adesso lo sto per assaggiare perché ancora non ho mangiato. Poi dopo posso dire se mi piace o meno. Grazie. Eugen mi ha chiesto un shikunia yasta. Shikunia yasta? Non lo so. Silvia, cosa stai cercando? Cibo? Ok, faccio un panino. Fa vedere come si fa. E basta? E poi si morde. Ti faccio vedere il test della mela. Vado. Eccolo qua, com'è la mela? Riesci a mangiarla bene? È la mela più buona della mia vita. Stai masticando bene? È una vita che non masticavo più. Mastico a destra, a sinistra. E stimpilo la camera in bocca fra un po' per vedere come mastichi. Non è mela! Mi sono accorta adesso! È una pesca! È una pesca! Ma è buonissima! È buonissima, solo il fatto di addentarla. Non spaccare i denti? Ok, onde lo introduci? Lo introduci un in mai grosso osso. Allora, siamo arrivati al parco, loro parlano dei morti, chi è morto lì? Sì, cosa? Le scimmie? No, è questa? Solo gli uccellini. Molto bello questo posto, mi piace parecchio. Sì? Perché c'è molto verde.
Il bacino non me lo chiedo. Siete contenti? Sì, siete felici? Sì. Per il resto della vita starete sempre insieme? Sempre insieme. Sempre insieme. Giorno e notte. Tutta la vita. Nel bene e nel male. Tutta la vita, amore mio. Cosa? Perché? Ah, perché ci siamo anche noi? Ma chi? Siamo io e lui. Oggi siamo ospiti del signor Morone, signor Piatti. Eccolo qui! No. Voglio vedere il cantante che faceva. Dai, stai qui. No, non vai via. Che bella maglietta! Sì, va benissimo. Grazie. Aspetta, aspetta che sto filmando, fammi vedere cos'hai. Salata di pasta con gamberi. Ok. Gamberetti con pomodorini e rucola. Mozzarella. Caponata. Buonissimo. Allora c'è anche il dottor Palmas. Da dove sei entrato? È già col cibo in mano. Sono atterrato col paracadute. Ciao Uzz. Grazie. Ho visto, mai finta. I think a fall angel just walked by. I think a fall angel just walked by. Yeah, 'cause I said from my soul. Com'è, signora? Sta bene? Bellissimo, è come essere in vacanza. È magnifico. Vrei bianco. Ehi, siamo molto seri. Bevono solo quelli che... Wow! Che bello, Ida! Le pancene di roba. Prego. Facciamo spazio. Mamma mia. Insalata di calamari, no? Non vuole pegare. No, prima devi cominciare tu a mangiare. No, io no. Come tu non mangi? Mangiate, Inga per accontentarvi, cosa fanno? Siete i migliori. Ah, no, è vero. Siete veramente i migliori. A essere i migliori. Siete? Siamo? Se lo dite voi. Non tutti, però la maggior parte siete fantastici. Ma come da tutti, da tutte le parti. Perché non venivi a Milano qualche volta? Non vieni a Milano qualche volta? Con chi? Non mi ha mai detto nessuno niente. Senza la Gaia, col bicchiere, non ci sta il video.